Ciao fans, nella sesta parte di questo viaggio siamo ripartiti da Disentis, piccolo paesino appena dopo il passo di Lucomagno, che segna anche l'inizio della strada che sale verso l'Oberal Pass. Dopo pochi chilometri, Luna ha trovato un camionista biker che l'ha fatto segno di passare, che dall'altra parte non arrivava nessuno. Bel gesto che in Italia si vede di rado. Dopo pochi chilometri siamo arrivati all'ultimo paesino prima del passo, dove, come di consuetudine elvetica, c'era un bell'autovelox fisso. Abbiamo quindi iniziato a fare la salita verso l'Oberalp e, una volta arrivati in cima, abbiamo scoperto esserci il faro posizionato più in alto nel mondo, a 2046 metri. È proprio qui, di fronte al faro, che ci eravamo salutati. Possiamo quindi ora lasciarvi con la settima parte di questo viaggio. Buona visione! Ma porca puttana, t'ammazzo. Vuoi fare una foto? Dove? Sul cartello? Sì, col cartello, con il faro e l'ancora. Guarda che roba strana. Quando cazzo mai hai visto un faro in cima a un passo, Luna? Sì, basta che si tolgono le persone. Dai. Ma toglimi messo il corno, va. Luna Colombo, le lamentele. Se no mi fa schifo la foto. Magari le chiavi togliele però dalla moto, perché c'è proprio sulla strada, cosa dici? Perché? Arriva uno, salta su e va. Ma va. Infilamelo nelle tasche laterali dello zaino. Qua. Quante tasche laterali ci sono? Non cade. No, se lo infili bene no. Allora mettimi anche le chiavi. Aia, che fai? Ho stretto questo e mi è scappato. Dai, vai a fare la foto, muoviti. Luna Colombo e la lentezza. Sto camminando. Sì, rallenti. Ma vai dietro l'ancora. Ma porca puttana, ste api. C'è anche scritto. Cos'è? È il più alto faro nel mondo, a 2046 metri. Utile oltretutto, direi. Sì, infatti cosa serve? Dice sta a un'ora di arrampicata dalla sorgente del Reno e segna il suo inizio. De che? Il Reno? Sì, è la replica di un faro olandese. Ah. È stato costruito nel 2010 ad Alpenach e trasportato all'Oberalp e assemblato qui. È scritto The Original Now Stand in the Museo di Rotterdam. Ciao fans! Ciao fans! Luna, perché siamo qua oggi? Non lo so. Sempre sul pezzo. No, in realtà non lo so davvero, cioè gliel'ho accennato, ma vabbè, allora, di la tua cosa, cioè nel senso, di del merchandise e per il resto lo dico io. Ok. Allora, abbiamo online il nostro merchandise su Tupi Shop Italia, mettiamo il link in descrizione. Vi mettiamo il link in descrizione. No, facendo così c'è il banner, poi il banner dice anche il link in descrizione del video. Ok, vi mettiamo il banner qua sotto nel video, che lo tocco, vedete che lo tocco, e poi il link in descrizione. Comunque, detto questo, in realtà il video si è bloccato nel momento in cui siamo all'Oberalp, c'è il faro e diciamo, ma cosa ci fa un faro in cima all'Oberalp? Leggiamo il cartello scritto metà in tedesco, metà in inglese, però in realtà su quel cartello non c'è scritta la vera spiegazione di perché c'è un faro in cima al passo, almeno io non me la ricordo. Perciò sono andato a cercarla, te l'ho accennata, te la ricordi? No. Cioè no, è qualcosa che riguarda quel paese in alto, tipo Norvegia, no, Svezia, no, niente, Paese no, Basso. Basta, peggiori la situazione. Okay. Praticamente Olanda. Sì. Praticamente il faro che c'è all'Oberalp è lì perché segna l'inizio del fiume Reno, come diciamo nel video. In realtà è Reno anteriore, perché c'è anche Reno posteriore. Però dopo confluiscono tutti e due nello stesso fiume, nasce a poche ore di cammino dal passo dell'Oberalp, quindi nel Canton Grigioni, ed è uno dei fiumi più lunghi d'Europa, insieme al Danubio. Quindi, praticamente, siccome alla foce, cioè la foce dove il fiume entra nel mare, in Olanda, c'era questo faro, gli svizzeri hanno pensato che era carino fare il faro uguale, anche se penso sia più piccolo in realtà, anche dove sorge il fiume. Quindi così all'inizio e alla fine del fiume c'è lo stesso faro. Poi in realtà il faro in cima al passo non serve assolutamente un tubo, solo una roba simbolica. Però e poi tutti vanno lì, si fanno la foto, fanno pubblicità alla Svizzera, comunque sono sempre avanti. Questi svizzeri. Quindi la spiegazione di perché c'è un faro in cima all'Oberalp è questa.
per una questione simbolica di avere il faro all'inizio del fiume e alla fine del fiume. Bene, dopo questa puntata di Discovery Channel possiamo chiudere. Sì, li lasciamo alla seconda parte del video. Buona visione. Ciao fans. Dai, fammi una foto qua, zio, campato per aria col cono. Puoi guardare qua un secondo prima che mi investano? So che non è particolarmente a cuore la mia salute, però. Ma sì, infatti. Ma mi si vede la faccia dentro? Ma secondo te? Ma, se, ma come fa a vedersi? E come almendola? Ah, ok, no. Questo è meglio, to. Tic, 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 to. Beh, andiamo avanti un pezzo e ci fermiamo a mangiare dall'altro lato. Me l'hai accesa tu? Cosa? No, era già accesa. Luna Colombo, sempre sul pezzo. E così c'è un pezzo di video anche quando scendiamo dalla moto. Ma infatti sì, anche la mia è accesa, infatti. Bene fans, siamo in cima all'Oberalp. Quello è il faro posizionato più alto in Europa, a 2046 metri. Non serve assolutamente a nulla, ma segna semplicemente l'inizio del fiume Reno. Ma aspetta, la chiave. Sei riuscito a prendere la chiave? Sì. Benissimo, andiamo. Adesso superiamo l'Oberalp, cerchiamo un punto meno affollato dove poter pranzare alle 4:40 di pomeriggio. La cosa che mi preoccupa è che da qui il rientro è ancora molto molto lungo. Beh dai, che gioia. E soprattutto è tutto di statale, quindi io ipotizzo un arrivo a Bema intorno alle ore 23. No, no, non dirmi così. Sì, sì, sì. Io ho lanciato la mia ipotesi. No, no. 6 hours later. Bene fans, sono le 11 di sera. È stata molto dura. Soprattutto guidare adesso col buio, con le visiere a specchio, veramente una merda. Però del giorno, quando c'è il sole che ti picchia in faccia, è una gran comodità. Ciao fans, andiamo a cena adesso alle 11. Sì, andiamo a farci la doccia perché sono le 11 di sera e ho un mal di culo devastante. Meanwhile. Comunque questo è il lago dell'Oberalp. Là c'è un tipo in piedi su un sasso. Nello stesso tunnel passano sia le macchine che il treno, cosa abbastanza inconsueta. Bene, siamo usciti dal tunnel del divertimento. Siamo fuori dal tunnel del divertimento. Comunque bello, ma ad esempio il furca è più suggestivo. Però beh, venire in sulla strada era bella. Sì, sì, venire in sulla strada era bella, salvo l'autovelox fisso chiaramente all'ultimo paese prima del passo. Gran classico elvetico. Ho guardato gli print screen delle mappe che avevo fatto. La strada qua sotto mi sembra abbastanza tortuosa. Non posso guardarla su Maps perché in Svizzera non c'è roaming e quindi modalità aereo proprio direttamente quando si parte da Bema e si toglie la modalità aereo quando si rientra in Italia. Ah, guarda il treno! È una sorta di trenino rosso, tipo quello del Bernina. Guarda le mucche. Mucchine! Mi sa che qua iniziano i tornanti. Eh sì, qua iniziano proprio i tornanti. Ci fermiamo qui a mangiare, che guardiamo giù il paesaggio. Non c'è un altro dove sedersi, mi siedo. E ci siederemo sull'erba. Vabbè, siederò sull'erba. Vabbè dai, mangiamo qua che ho fame. Sì, anch'io. A few minutes later. Ciao fans, siamo in cima all'Uberal Pass, ci siamo fermati un attimo per pranzare alle 5 di pomeriggio e non c'erano panchine, quindi ci siamo seduti sul prato. Come veri cose di Heidi. Ci siamo fermati qua. Speriamo non ci siano le formiche. Meanwhile. Bene fans, abbiamo mangiato qua seduti sull'erba all'Oberal Pass. Adesso giriamo le moto e scendiamo. Ho fatto volare il drone sulla strada che si vede qua sotto. Niente di eccezionale, però ho filmato il trenino che entrava in galleria e Luna, mentre eravamo lì seduti, ha detto che sembrava un pene che si introduceva in una vagina.
con la differenza che lì è scomparso e non è più riapparso da nessuna parte. Purtroppo la maggior parte delle perle Luna le regala telecamere spente e quindi è mio dovere categorico riportare le stronzate che dice. Ecco, il treno si è infilato là dentro. Ho notato che Luna ha spiaccicato una quantità di animali incredibile sul casco, ma il fatto non è tanto l'animale spiaccicato, è che si vede che erano proprio degli pterodattili, perché ci sono proprio tutte le interiore tipo collose sulla visiera. E tipo uno l'è esploso sull'interfono. C'è una sgommata gialla che fa veramente vomitare. Che schifo. Beh. Spero non mi siano entrati animali dentro la tuta. Sì, anche io stavo pensando la stessa cosa prima. Purtroppo lo scopriremo solo quando ci toglieremo stasera. Andermatt. C'è odore di cibo perché è qua a 5 e mezzo, ora di cena. Odore di cibo. Non lo senti? No. Luna Colombo e la disosmia. La disosmia. Certo, è la malattia di chi non percepisce gli odori. Boh, prima mi hai detto un'altra parola narcolettica, narcoplastica, mi hai detto. E mi hai detto, oddio, mi si chiudono gli occhi, non riesco più a stare sveglia, e cazzo sei narcolettica. È vero, eh. Ma non è la prima volta, eh. Sì, infatti lo sa anche il tuo specchietto che hai lasciato su una curva. Eh beh sì, della macchina. Lo so. Oberal Pass. Faro. Oberal, 2046 metri. Giù. Tizio che guarda giù. E qua c'è un laghetto, ma niente di che, perché in fondo c'è una specie di diga veramente bassa. Vuoi aggiungere dei contenuti di qualità a questo video? Guardate che belle. Però spiccano in questa natura. Spiccano. Sì, infatti tutti i vecchietti l'hanno guardato. Non ci sono meno. Guardate che belle. Sì, è tutto.